fiesta. Oggi fiesta, cioè 10 minuti prima. Vabbè, tipo tocca ricordare, sognatevelo sul calendario, Segnatevelo sul calendario, ma c'avevo voglia di giocare. C'ho una voglia di giocarci, ragazzi, che non avete idea. C'ho una voglia assurda di giocarci. Ma veramente un botto. Starti prima così puoi morire più volte. Gabri, tu ne sai veramente un tot. Ma proprio, cioè, veramente i numeri 1, 2, 3. Quante ne sa Gabri? Un tot. Cioè, capito? Quel numero là mistico, leggendario. Hai visto, Dinuk, quanto è bella quella roba lì? Cazzo, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo. Ho voglia, esatto, ho voglia di andare nel gioco a farmi stompare. Magari oggi incontriamo il secondo boss. Non lo so. In verità, intanto adesso dobbiamo andare a battere il toro. Il toro che ci siamo lasciati ieri. Ma vorrei anche finire il sogno. Perché avevamo iniziato il sogno l'altro giorno, no? Però boh, magari non lo facciamo oggi. Oggi che è? Martedì. Sì. Ah! Bagno. Funziona una bomba. Per chi si ricorda la storia che avevo raccontato del bagno, delle problematiche, eccetera, eccetera. Praticamente il problema era del sapone. Cioè, tipo, sapone che si era seccato nelle tubature, incrostato, era diventato così tanto da bloccare le tubature del bagno. E con l'aspirapolvere, un aspirapolvere particolare, si è risolto tutto. Niente, una bomba, funziona, quindi... tornato il bagno. Comunque sti bit... Vero, Jackie, grazie mille per i 50 bits di 5 ore fa, ma non l'avevo visti, Jackie. Stavo lì che... perché il bit fa... bim. Stavo lì che stavo parlando, non ci ho fatto caso, stavo finendo la stream. E quel sapone veramente, cioè, non lo so. Sono state pagate le bet di questa mattina? Assolutamente sì. L'ho pagate qualche minuto dopo aver finito la streaming, però l'ho pagate. Le golosissime win. Alla fine, oh, tutte win. Oh no, tutte win, sì. Cosa ho mangiato oggi? Oggi pasta con pomodori e ricotta, cioè pasta con tipo ricotta al tartufo, tipo sciolta, ok? E pomodori. Oggi full win. E infatti mi hanno detto, Kurama, mi hanno riferito, non ricordo chi, forse è stato proprio Jay. È stato proprio Jay con i suoi beats che mi ha detto, certo che Kurama ne ha beccate 3 su 3 le bet di oggi. Kurama ne sa troppe. Lui perché è VIP da 7 mesi? Cioè, per un valido motivo, sa quando è la giornata giusta in cui scommettere. Voi dovete guardare Kurama quando volete scommettere i vostri biscotti. Cioè, Kurama betta win. Voi dovete betta win. Kurama betta loss. Dovete betta loss. Kurama betta pomodori al sugo. Dovete bettare pomodori al sugo. Cioè, come si chiama la canzone di prima? La canzone che ho messo prima si chiama... Eterna giovinezza. In inglese, però. E va. Kurama, io ti vedo senza sub. Guarda. Scaduto il sub. Guarda, elogio Kurama e escader sub. Vabbè, io non ho parole. Io non ci sto dentro. Kurama fa insider trading, esatto. Esatto. Se ci fai caso ti ho chiesto di farmi vedere le mani all'inizio mattina. Ah, c'hai ragione, Kura. No, mo è tornato il badge. C'hai ragione, ciao Lunik. Ma in verità avevo già salutato, vero? C'hai ragione. Cioè, mi hai detto fammi vedere le mani. Ah, te le faccio vedere. Oggi riusciamo a giocare a Sekiro? Oppure no? Falliamo, poi l'ho pubblicata la storia su Instagram. Questa è la domanda da porci. Sì, signor capitano. Questa è la domanda da porci. No, non riusciamo, Dinuk. Dici, facciamo che prevedi 20 morti. Ah, sapete che si può fare? Quante morti oggi? Ciao Cesa. Ciao Skek. Quante morti oggi? Cioè, tipo, capito? Più di 30 morti? Peppo Tink. Potremmo pensarci. Capito? Non so manco le 10. Sono le 17.55. In anticipo. A che punto siamo? Siamo al punto. Io ci andrei subito. Insur senza sub. Pure lui. Az. Ma non te l'ho regalato, Insur. Allora, siamo in questo gustosissimo punto. Ossia, è finita la boss fight con il primo boss. Ci troviamo in quest'area. E niente, dobbiamo andare di qua. Perché c'è il toro da sconfiggere. Quindi, domanda. Quanto è... come dire, quanto è lontano il secondo boss? Perché quello vorrei capire. Cioè, ogni quanto ci sono i boss? Perché io per ora ne ho incontrato solo uno, quindi...
Che è tutta sta puntualità. Ma infatti in verità è anticipo. Cioè, questa cosa non va. Non mi va mica genio, eh. Guarda che fa, guarda che gli fa, guarda che gli fa, guarda che gli stai raccontando. Guarda che gli stai raccontando, guarda che gli hai raccontato, guarda che gli hai fatto, io non manco se ne sono resi conto della tua presenza. Dicono, e chi è quello? Nessuno. Guarda come corri, guarda come corri, guarda come corri, guarda come corri. Guarda te quanto sei forte. Guarda te, giri qua, manco l'hanno visto. Vabbè, perfetto, frate. Stup, lo stompi. E niente. E niente. E niente. Ok, arriva il coro. Ma tu qua dentro dovevi finire. Tu non puoi morire. Guarda te. Qui dentro doveva arrivare quello con. Fattelo fuori, oh. Fatti fuori lui. Non me. Non me. Fatti fuori prima lui, fra. Poro, bravo. Ah ah ah. Ero riuscito a beccarlo qualche volta. Il punto è che si muove tutto storto. Che è sta roba? Aia. Vabbè, sono morto, per me. Chi ne ha creato le 21? Ah ah ah. Ma l'audio è troppo alto. D'accordo. Cazzo, è difficile da stompare, eh. Come, quale sarebbe la. Forse un po' altino. Scusate, ve lo abbasso. Quale sarebbe la technique qua da utilizzare? Ma non è vero, Damix! Dopo ti conviene tornare nel sogno, mi sa se non ricordo male. Stagli vicino sul culo. E però. Cioè, la tattica è loccarlo, gli corri attorno e cerchi di fargli danno da dietro. Ah. Quindi dietro. Sembra una cavalletta con i salti. C'hai ragione, ma io sono una cavalletta. Incarnata. Io vorrei comprare, utilizzare i miei soldi e comprare gli idoli. Ecco qua. Ole. Fino alle 21, Ale, circa. Fino alle 21. Mai visto? Stup, stup, stup. Bravissimo. Dammi questi soldi. Sali. Sneaky. Vai qua. Guarda, gli corri là. E chi t'ha visto? Bravo, così, perfetto. Certo che se ci fosse un checkpoint davanti al boss non sarebbe una brutta cosa questa. Detto così per idea proposta. Vai. Vai. Muori. Quello mica entra da qua. Come fa? Perché entra? Vai a gettar per uscire. Ok. Ma come, frate? Ma che vuoi? Ma il toro quando arriva? Eccolo. Azz. E come faccio a... Curati. Ho capito quello che mi dite. Insomma, non era questo che volevo fare. Ah! 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 No, sono morto. Dai. Quello non si rialza di nuovo. Niente, io sto provando a usare. Curati, curati, curati.
corri. Bloccalo. Ma ora ho ragionato su una cosa. No, ma io ho sbagliato tutto nella mia vita. Cioè, praticamente io adesso ho scoperto, ho fatto caso alla vita del boss. Perché io di solito non guardavo la vita del boss. Io per uccidere il boss cercavo necessariamente di stannarlo al massimo alla mano. Cioè, capito? Vai. Aia. Sto morto. Aspetta. Sto morto. Meglio tardi che mai, mi dite, no? Punto esclamativo risico per risico. Lo vorrei fare, Pippo, ma HBO Max comunque, come era ai tempi di Disney Plus, HBO Max ora esce nel 2021 almeno in Italia. Quante morti prevedo? È giusto. Mi piacciono i Souls-like, questo è il secondo che gioco. Cioè, io anni fa giocai Bloodborne, ma non lo conto mai. L'unico che ho giocato veramente è stato Star Wars. Bisogna tirarlo nell'angolo in fondo a destra, così da non fargli fare la carica. E poi vedi Castagnoli e colpi. E ricorda che in questo gioco puoi parare qualsiasi cosa. Quello me lo dite sempre, la cosa di parare, è vero. Posso pararti anche quando lui mi corre. Perché io vedo, cioè, era come il cavallo, capito? Io vedevo il cavallo del boss che mi correva addosso. Dicevo, vabbè, il cavallo non lo posso parare. E poi mi avete detto, il cavallo non ti fa danno. E lì è tipo, ah, illuminazioni intanto. Effettivamente potrei provare a pararlo lui. E prenderlo da dietro si muove un botto, quindi mo effettivamente possiamo provare. Voglio provare a pararlo. Corri, 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 corri. Fatti questo. Almeno non mi segue da dietro. Ok, Damis, grazie. Quando esce, come lo faccio? Più a Max, sicuro. E eh no, non mi dica che già mi ha preso a me, eh. Ma no, ma già mi ha puntato a me. Ma manco si è cagato gli altri due. Oh! Eh no, però. Guarda che sono ancora vivi questi. Ma porca. Devo farmi kill. Ma questo era ancora vivo, ma dai. Ma che truffa questa cosa. Agganciamelo. Enzo. Ah, poi è qua. Ho capito. Buttate. Fatemi curare. Ok. Aia. Oddio, sono ancora vivo, com'è possibile? Non ero... Ho detto, Pippo, quando esce HBO Max me lo farò. Però al momento attuale non c'è ancora in Italia. Si può utilizzare come era ai tempi di Disney Plus. Ciao Luca. Ciao Glenn, non è che mi distrugga proprio. Però infatti non gli devo stare troppo lontano. Gli devo stare attaccato. E il punto è che ci sono quei momenti in cui gira. Cioè io mi allontano più che altro per provare a curarmi. Quando mi prende, mi sciotta malamente, mi allontano per curarmi un attimo. Cioè, ciao a tutti. Se vinci questo coso mi dono 20 sub. Bomba, avanti. Attendo. Allora, corri, 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 corri. Non ti fermare. Bravo. Non voglio prendere uno di danno, ti prego. Ma più che altro, cioè, è assurdo che prima
I signorini, cioè, non sono morti. Fatti fuori questo. Che cazzo? Perfetto. Fuori da quello. Ucciso. Vai. Chiama il toro. Eh no, eh. E come fai a non ucciderli? Perché non li uccide? Ah, ma qua mi sta truffando lui. Dai, ti prego, deve capitare tipo nella loro traiettoria di ucciderli. Ha ucciso secondo voi? Salve, no. Ah, devo provare a pararlo sto coso. Eh no, però. Se ti faccio la cosa devi... Ma vaffanculo. Ma se ti faccio le castagnole, che c'è un tot di tempo prima che... Prima che possa risubire danno. Allora, fatemelo parare sto coso. Via, via, prima che rimuori. Ma gli ho levato troppo poco. Quanto costa Sekiro? Io l'ho pagato, mi sa, 40. No, ho sbagliato. Ottimo. Ah, praticamente se lo paro, a parte la cosa, la barretta quella sua, ma proprio si ferma per qualche mezzo secondo. Ecco, insomma, non si para così sicuramente. Via qua. Ah! Niente. Morto. Madonna, l'ho provato a parare, non l'ho parato, ma non sono morto. Vabbè, ci muoio sempre così. Pippo, parlamose. 7 volte che ho risposto. 7 volte che ho risposto. HBO Max. Sì, è il mini boss di ieri. 37 morti. Pant. Quante so oggi? Già 5, mi sa. Cerca di tenerlo chiuso in quella zona. Sicuramente Mark li ho persi. Mi sono già spezzato il cuoricino. Ci stavo credendo come non sai cosa. Avrà la live mutata. Ma come? Ma come fai, Emerson? Cioè, che vuol dire? Se qualcuno mi chiede come fa Pippo ad avere la live mutata? Mi chiede una cosa, non ce la può avere mutata. O gli è capitata la pubblicità mentre gli rispondevo, ma... allora era la pubblicità, infatti, ecco, vedi. Almeno mo l'hai sentita la risposta, al posto. Sai che pure io ci sto a pensare che quella mossa lunga che faccio perde... Troppo. Perde troppo tempo. E non mi conviene. Vieni qua. Toro, bravo. Sfondali. Ok. Godopoli. E insomma. La cosa sicura è che non devo mai tipo attaccarlo sulla testa. Vai. No, avevo schivato, c'era la cazzo di paglietta qua, che cazzo era? La barriera invisibile cioè, non era invisibile, però c'era quel... No, non mi ha preso... no, si è girato subito lui, però. Avevo iniziato mezzo bene qua.
Vabbè. E insomma. Dai. Piace? No, no, no! Vai! Ok, metà vita gliel'ho levata. Bene. Sono morto. Invece non sono morto. Sono morto. Però mi posso curare. Sì. Cazzo, no, 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 ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Vado. Ah, mi ha levato vita? No, dai! Quel coso è enorme! Quel coso che c'ha sulle corna è gigante! Cazzo. Hai ragione, Emma. No, non è un secondo boss. Ciao, Thomas. Non è un secondo boss. Ogni tanto il corno del toro si impiglia. Prova a colpirlo in quel momento. Ah, non ci ho mai fatto caso. Le castagnole quando sbatti i muri. Io le castagnole le stavo usando proprio per a caso, quando, cioè, per farlo alzare in piedi e fermarlo. Però mi dite contro i muri. Contro i muri potrebbe anche essere una buona idea. Vai. Comunque normalmente tipo alle 18:13 avrei armonizzato adesso, tipo. Oh cazzo, ho fatto il giro un po' troppo largo secondo me. Che riesci a dare più colpi e non rischi che ti colpisca la carta. La carta. Bravo, quello non mi ha seguito. Bravo. L'hai stompati. Sei bravissimo, sei bravissimo. Ok, come ho fatto a levarmi un po' di vita? Spostati, spostati! Via, che cazzo fai qua? Via! Qua mi ero un attimo mezzo incastrato, qua ho rischiato. No, 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 no. Questa hit non la dovevo prendere. Sono morto. È tutta per colpa di quell'hit. Mi ha fatto incastrare, mi ha fatto morire qua. Curati. Bene. Non gli emerà la testa però, Spostati. Ma vabbè, va delle direzioni mezze storte. Non gli mirare la testa, bravo, così. Ma che cazzo! Il culo! Mino su mirino sul culo, gli devi mettere. Ah!
fatto, l'ho fatto! No, e no, non vale sta cosa. E vaffanculo. C'ha un regge d'azione quel coso, una gittata di una hitbox. Quando lo stanni con le castagnole, meno lì sul suo corpo, non in testa. Io quello che faccio. Dopo il parry devo menare la testa. Scorretto. Cioè, arbitro, un po' di fair play qua. E lo chiudevo nella zona in alto a destra prima, ma poi mi ha sfancolato tutto quando mi ha preso un hit che mi ha fatto poi morire. VAR, chiedo il VAR. Mi scusi. Ma io onestamente sto dicendo, ogni volta lo sto ammazzando, ma secondo me manco serve, perché basta che lo schivo a destra e lui manco me caga. Un po' come questi. Faccio così. Stuck. Ma come? Non ho capito. Quella era Sekiro 2? Mi sa di sì, vero? Era proprio Sekiro 2 quello. Era proprio quel gioco. Era proprio quel gustosissimo Sekiro 2. Considera che uno dei peggiori boss di tutto il gioco. No. E Getter Peluche. Vabbè, essere dobbiamo fare tutto. Insomma. Ma dai, vabbè, gli volevo farmi il kill, non fa niente. Piace. Sbagliato, ma io ho fatto il parry. Ok. E insomma. Via via. Curati. Dai. Ah, ho rischiato decisamente troppo qui. Alterazione di stato. Che è sta roba? Prima che un'alterazione venga applicata completamente comparirà una barra della resistenza. L'alterazione sarà si attiva quando la barra è piena. Esistono oggetti che limitano. Che è? È il fuoco. Oh, però mi devi far curare. Via, porca il peluche! No, Ho
finito, ho finito le cariche. Podopoli. Madonna. Avevo tipo zero di vita. Avevo tipo zero di vita. Vero? Avevo tipo zero di vita. Grani di rosario. Al momento ne possiede due. Farmaco Shinobi grado 2. Abilità latente che aumenta l'effetto curativo di oggetti di recupero. Buono. A volte uno Shinobi sopravvive a ferite letali per chiunque altro. Perciò la conoscenza medica è fondamentale. Una tecnica che solo chi è stato ferito ripetutamente alla linea avversaria può apprendere. Azz, vedete? Quindi solo chi è morto tante volte la può avere questa cosa. Visto? Io lo sapevo. Voi pensavate che... invece... Az... Dico Az... Dico Az, ma dico anche... Namo fra... Come un baobab... Esi... Esi... E mo... Ah, lo spirito che dormi là, il... E tu chi sei? Aspetta, prima fammi salvare, che sennò succedono cose. Easy. Era per platinarlo. Era assolutamente per platinarlo questa cosa. Hai ragione, Ema. Tu hai anche ragione, Ema. Grazie al cielo, grazie al cielo. Per cosa preghi? Hai sentito parlare del Tempio Senpou? No, sul Monte Kongo. Lì vive una persona speciale, una persona santa. Forza, prega anche tu con me. Grazie al cielo, grazie al cielo. Pepotink, signorina. Pepotink. Allora, io ipotizzo che quest'acqua qui sotto non sia bella da per nuotarci. Ma potrei anche pensare male. Torna al sogno, mi direi di fare il sogno? Ero mezzo curioso di scoprire però qui cosa c'era. Ah. Ah. Lord Kuko. O Kuro. Genichiro ci attende. Tornerò in cima al castello a Shina. Lupo, quel fischio che abbiamo usato prima. Questa volta lo utilizzerò per chiamare te. Quindi era il ricordo, il mio ricordo. Allora, qui si apre dall'altra parte. Ma si è aperta. Dico Az. Dico Az. Aspettate, di qua. Vorrei vedere lì cosa si fa. Olè. Questa è un'altra zona. Porzello leggero. Che non si butta mai. Non si butta mai. Poi Olivia. Mi hanno detto che hai messo tu l'armatura a quel grosso idolo della truppa Taro. È stato davvero un lavoraccio. Era un colosso con una forza straordinaria. L'hai reso invulnerabile alle lame. Az. Un avversario abile riuscirebbe subito a levargliela di dosso. Ok. Chiave della casa delle guardie. La chiave di una casa delle guardie al lago Ashina, lontano dal pozzo in cui era tenuto il lupo. Qui il corno spezzato di Gyobu, il demone, è conservato con rispetto dai samurai Ashina. Il corno spezzato è la lama della lancia di Gyobu, il demone. Si dice che non manchi mai il suo bersaglio per trascinare i nemici e strappargli l'armatura. Az! Quindi questa qua è un'arma che devo andare a prendere. Giusto? Per farmi il boss della zona. Se sto comprendendo bene. O sbaglio? Non c'è niente. Ah. No, non ho mai visto, frate. Chi è quello con la campana, oh? Chi è quel tizio con la campana? È il boss? Oh,
vabbè. Magnetite di recupero. Usato per potenziamenti intermedi e superiori per gli strumenti prostetici. Ok. Ehi! E quanti... Cioè, in tre hanno attaccato questi. Aia! A stronzo. È gatto al peluche. Polvere da sparo nera. Vabbè. Prendi qua, hai preso tutto. Vabbè, sta zona facile. Sembrava... Chissà cosa. Il boss del ricordo è più divertente. Ma magari ci andiamo. Però ero curioso di capire questa zona. Quindi mi dite che qui la mappa si è aperta, diciamo. Barzello pesante e Bono. Oh. Bono è arrivati qua. C'è un venditore lì. Ho scoperto un nuovo idolo. Preferiresti essere una Wings o una Total Spy? Non ricordo qual è una Total Spy. Di conseguenza, preferisco una Wings. Wings! La tua mano nella mia. Detto ciò, puoi comprare compresse, sì. Ah, ho potuto comprare una compressa perché non avevo più soldi. Maschera di drago. Dove trovi i defunti? Da questa parte? Da questa parte si fanno cose, cose malvagie, quindi mi chiede di fare il ricordo. Sì, il sangue l'ho portato, il sangue l'ho portato. Andiamo a fare il ricordo, quindi. Votate per fare il Perché respawna? Oh! È vero, sono respawnati perché effettivamente ho salvato. No, non mi contare. Non mi contare. Di qua? Azz, nuova zona? Lo segui sulla torre. Qual è la torre? Questa? Azz, nuovo idolo. Oh, quanti ne sta a scoprire? Idolo dello scultore. Harry, riposa che te riprendi quel chicco di vita. Mortaccio, ho quasi un punto di... un punto abilità. Apri? Non si apre da questa parte. Origlia. Hanno avvistato uno shinobi da queste parti. Ultimamente roba di tutti i giorni, la battaglia sta per iniziare. Ma dico in più perché? Ok, ma... Sì, ricordo bene, però... Da quel che abbiamo visto dall'altra parte... Praticamente... A parte che qui sotto non so dove si vada. Lago Ascina. Ah. Ma mi posso buttare nel lago? Ok, qui... Con calma... Scendi giù, scendi giù... Azz! E questo è il lago? Scusa. No, ma... Vabbè, ma sono una scimmia. Dovrei usare... Ma guardate questo! Ok. Solo perché non c'avevo l'ascia tra gli strumenti. Sperami... Ok, vabbè. Andiamo a fare il ricordo? Andiamo a fare sto ricordo. Cioè, stiamo a provare? Non lo so, sono un attimo in dubbio. Qua sono all'inizio del gioco. Allora mi sembrava giusta, mi sembrava pure a me quella zona un po' ricordosa. Cioè, allora vai qua, qua, da di qua non possiamo andare da nessuna parte se non lì. Il toro lo abbiamo fatto. Il toro l'abbiamo fatto. Risali là. Meglio finire il ricordo. Epo Tink. Va bene, dai. Cioè, andiamo a vedere. Andiamo un po'. Oh, abbiamo un punto abilità. Abbiamo un punto abilità. Lo usiamo contro qualcosa. Stai facendo New Game Plus dopo lo Shura. Shura? Traduzione? Sono in dubbio. Ciao Edson. Bella per i soldi. Ma ce n'ho tipo 7, mi sa. Ma che dubbio, tra 7 stream c'è della Stovas veloce. Tu hai ragione, ma infatti mi sa che si finisce dopo. Io penso che della Stovas, cioè che Sekiro si finisce dopo della Stovas. Vado ad intuito, eh. Acquisisce abilità. Abbiamo qualcosa da utilizzare con un punto? Assolutamente no, quindi facciamo un cazzo di niente.
Ah, uno dei tre, ok. No, ma questa cosa mezza la sapevo. Mezza la sapevo la roba del. E poi la resurrezione. Credo di sì. Del fatto che. Si può. Sì, ecco. Può curare. Goccia di sangue del drago. Un oggetto rilasciato da un. Un oggetto rilasciato di rado da un erede. Divino, restituisce il potere. Vedete ancora cos'è? Quindi può. Va a finire la cura. È possibile offrire una goccia di sangue presso un idolo dello scultore per far guarire tutti i malati e il talismano contiene il sangue di una vittima purificato e studiato di una via. Ok. Il talismano curativo consente di guarire il malati attraverso un idolo dello scultore. Ma quindi lo devo mettere. Cioè. Lo devo mettere qua. Lo devo mettere là. Ma a proposito. Cazzo, vabbè, ormai abbiamo fatto. Ormai andiamo. Ma volevo sapere. Con 5 punti abilità prendi quella che ti ridà vita. Buono. Penso di sì, Ale. Penso di sì. Dipende Fir in che modo. Cioè, se uno secondo me vuole. Vuoi farlo in modo divertente. Cioè, solo nel senso. Lo vuoi fare perché ti va di farlo? Bomba. Fallo. Se lo vuoi fare già con l'intenzione del. Voglio necessariamente farlo per guadagnarci dei soldi. Sì e no. Cioè, la prima cosa è farlo. Dove cazzo siamo spawnati, scusate? È farlo perché ti va di farlo. E poi vedi come va. Comunque, se ti piace, cioè la cosa importante è che piaccia a te. Quindi poi continua a farlo. E va con della costanza. E voli verso l'infinito ed oltre, essenzialmente. Lui già ci avevo parlato l'altra. Ma mica bisogna ricominciare. Ah no, potevo teletrasportarmi, vero? Ho sbagliato, beh. Potevo teletrasportarmi sopra. Cioè al. No. Come faccio? Da qui. Da qui. Vabbè. Famo così. Stompato. Non c'è una formula magica sicuramente. Quindi è una domanda senza risposta. Cioè sicuramente una cosa fondamentale, ripeto, è la costanza e dedicarsi di tanto. Ma cioè non c'è una formula magica, ripeto. Usa l'idolo di ritorno. Non mi andava di usare l'idolo di ritorno perché dovevo poi devo aspettare il caricamento. Quindi preferisco andare qua. E qui ci dovrebbe essere, eccolo infatti. Quello, usavo sempre questo la scorsa volta. Guarigione mal del drago. Sì. Ma è un consumabile? Perché è? Allora, viaggia. Tenuta irata. Paradiso del bosco di bambù vado. Ah, me lo ricordo dove c'era il... Dove c'era quel boss? Vediamo se ce la facciamo oggi. Ci proviamo massimo 5 volte. Toxic Ema, sì, acceso tipo il tastino. Allora, andiamo di qua. Si volava qui sopra. Ma andata con il toro. Ieri, vabbè, l'ho quittato subito. Cioè, a un certo punto non mandava. Ho detto proprio, non mi va più. Mi sento soddisfatto di aver battuto il boss, quindi l'abbiamo mollato. Oggi l'abbiamo iniziato, l'abbiamo fatto... diciamo 10 tentativi. Un attimo che ho capito meglio come gestirmelo. Alla fine è quella la cosa. Più un attimo uno ci prova, capisce tutto. E poi vai. Allora, ma cioè, le castagnole potrebbero essere utili anche con lui. Perché le castagnole mi piacciono molto. Però non so se valgono solo per gli animali o valgono anche per gli umani. Questo interrogativo me lo sto ponendo. No, lo voglio fare sto tizio, ci voglio provare. 5 volte. Dai, 5 volte. E sono utili, valgono. Quindi valgono con tutti. Ok. Il punto è che mi devo ricordare un attimino le sue mosse. Ah. Okay.
cazzo, mi ero spostato, fra. Dai. Scam. No. Ma no, non l'idolo del ritorno. Non l'idolo del ritorno. Ma non c'aveva. Non c'avevo le cose. No. Vabbè. Intatissima. Intatissima. Facciamo finta che. Facciamo finta che non sia successo niente qua, eh. Facciamo finta. Adesso sono più allenato di ieri, sicuramente. Cioè, però facciamo finta che non sia successo niente. Quindi c'era quello verso l'alto, era la schivata. Quello quello sotto è la spazzata. E poi la roba mezzo a caso, gli faccio il parry e amen. Va bene. Va bene, va bene, va bene. È un nemico molto tosto per l'inizio, però ti premia bene. Me l'avete detto. Cioè, che in verità siete stati un po' splittati. Perché qualcuno di voi mi ha detto, Daniele, ma qualcuno di voi mi ha detto questa cosa che dici te. Cioè, quindi fallo perché ti dà roba che ti può essere utile. Soprattutto se sei all'inizio, ti dà roba bella. Altri invece mi hanno detto, ma niente da niente. Però evidentemente dipende, perché io magari facendolo all'inizio siamo al tornado boy. Mattia, non ti preoccupa. Non ti preoccupa. Non ti preoccupa che se fa. Vedi, guarda, questa è la notifica della benedizione. Pazzottero, please give me Ela. Oggi il capitano si è andato a tagliare i capelli. Sono curioso di capire come sono usciti fuori. Questa sera quindi avrà una nuova acconciatura. Lo sapevate? Non lo sapevate? Ve l'ho spoilerato? Boh, non lo so. Però ve lo dico così. Metrasti, Matti. Bra. Sì, così, bra. No. E non puoi già iniziare così, però. Cazzo, era una spazzata quella. Quanti fa? Quante roba fa? Vabbè, stai scherzando. Vabbè. Allora, i mikiri sul calcione. Ah, quello è un affondo? Il calcione quello. Il punto è che fa mosse che a me sembrano tutte mezzo uguali. Però lo sto comprendendo di più. Sì, il boss col cavallo l'abbiamo fatto ieri. Sai che è più difficile dei Souls? Io i Souls non l'ho mai giocati, quindi non lo so. È un affondo. Ah, ok. Va bene, mo per ora sto capendo un attimo di più. Cioè, me lo sono gestito molto meglio. L'ho portato che era a metà vita comunque, rispetto a ieri 100x. Il punto è che mi ha shottato subito, appena sono arrivato là, quindi avevo iniziato tutto storto. La canna di fuoco, l'olio me l'avete consigliato, di dargli fuoco, gli lancio l'olio addosso, l'olio prende fuoco e lui... Cioè, gli lancio l'olio, sparo il fuoco e lui prende fuoco, essenzialmente. Questo mi avete spiegato, però ancora non l'ho mai usato l'olio. Il fuoco sì, ma l'olio mai. Quindi semplicemente il fuoco normale così. Ma... non so. Quando la stream in 4K? Quando Twitch fa l'upgrade al 4K e quando esisterà un computer che regge la streaming a 4K? Cioè, semplicemente quello. Ah.
No. No. Oh. Ho voluto rischiare troppo. Dopoli. Ma che bordi? No. L'avevo fatto. Non la sapevo mica sta cosa, che si potessero rialzare. Non sapevo che si potesse rialzare una volta a terra. È la prima volta che mi è successo. Cioè non... non lo sapevo. Io pensavo che... che... no, le castagnole funzionano anche su di lui, eh. Non solo sugli animali. Io pensavo... pensavo che... una volta là. Io salto un botto, lo so, raga. Però mi piace, che vedevo di. Ma ci trovo bene col salto. Cioè. Oh, l'avevo shottato, dai. Stavolta me l'ero gestito bene. Vai, vai. Ok. Allora, qua. Vai. Spacca tutto. Non cadere di sotto. Che palla avevamo fatto. Ero tutto Godopoli lì. Non ci credo, dai. Vabbè, questa è veramente una truffa. Una truffa veramente a mano armata. Vabbè, sì, sono più efficaci sugli animali, quello sì. No, se, lo, se me ne... No! Ah! Che cos'è successo? Cioè, dai, ma mi ha... via, vabbè. No, tentativo buttato. Mi ha... cioè, mi ha agganciato mentre... dai. Mi ha agganciato, l'avete visto che ha spostato tutta la sua mira di merda? Vabbè. Questo coso... ah, l'ho parato, ok. Vabbè. Lo so che quando non c'è il segnale rosso può fare il Perry, ma... questo tizio, a me ci sono i personaggi che mettono paura, raga, e quindi manco c'è proprio a parargliela la mossa. E m'ero spostato, ma vaffanculo. C'era il cazzo di bambù. C'era il bambù che mi ha bloccato. Dai, sono tiltato perché prima l'avevo fatto. L'avevo... l'avevo ucciso. Sarà che ti sei allenato, ma vedo il tuo spirito molto temprato e lontano dal rage. Quello è vero, ma c'è la mia gambina che friccica. C'è la mia gambina che sta friccicando. Ah, mi ha rotto la postura. La postura tipo non la sto guardando per niente. È troppo complesso cominciare a guardare se lui sta alla mia sinistra, alla mia destra, eccetera, eccetera. Troppo complesso. Con calma.
con calma. E poi la parte più lunga dello scontro è il viaggio. Cioè, è arrivare lì, rompere il bambù, ci metto più a fare quello che a farmi stompare. Il che è fantastico. Fonda, dai, vai, rompi questo, rompi quello, rompi questo e rompi questo. Tu, easy, piace. Piace. No, no, fa sempre la cosa di... Cazzo. Te la potrei... Che palle quando non mi fa... Dai, non cadere! No! Ma che palle, non gli potevo fare la cosa furtiva? No, si è dovuto girare proprio in quel momento. Dai, dai. No, parole. Non ho parole. Quella spazzata non la riesco mai a capire. Andiamo nel campo aperto, fra, che qua è tutto un casino. Grazie. Avevo usato i... le castagnole. Rip. Non ho mai giocato Dark Souls, quindi non lo so. Non lo so quanto sia difficile o no. Perché non uso la canna? Quella delle castagnole. Ho appena provato a usarla. Però... l'ho usata nel momento in cui... in cui... in cui mi ha deciso di colpire. La è sfiga. Se fai il Mikiri sul calcio alto. Ma il calcio alto, voi intendete l'affondo? Ah, l'affondo Mikiri. Quello è... Ah! Quell'affondo. Ho capito. Ah. Allora mo glielo faccio. A quanto pare questa è la PS5. Az, non voglio guardare, ce la guardiamo insieme. Vediamo un po' se è vero o no. Allora, leak della PS5, quindi mi stai a dire. Vediamo un po'. Ho mezzo paura. Ah, beh, ma è solo un disegnino. Posso dire disgustosa? Posso dirlo? L'ho detto. Possiamo tornare a noi. L'importante è che funzioni bene. Ma dov'è? Ah, ma non l'ho ancora iniziato. L'importante è che funzioni bene, voglio a Junkie. Però, capito? Comunque è ovvio che questa qua è solo una schematizzazione, di conseguenza... No! Pensavo che facesse di nuovo la... Ha sempre fatto la spazzata all'inizio! Curati! Curati! Allora, torna qua. Ha sempre fatto la spazzata. Che è sta mossa? Che palle. I pattern che devono cambiare.
Eh no, vabbè, stavo a terra. Non potevo fare nulla. Ma no, Junkie. L'ho battuto prima. Junkie, l'ho battuto. L'ho battuto, ma io non sapevo che dopo aver rotto la postura lui si potesse rialzare in piedi. E quindi stava lì, io ho detto Godopoli! E lui nel frattempo si è rialzato. Io ero one shot. Ma ucciso. Ma se no era... era morto, dovevo solo avvicinarmi. Il punto è che non è la prima volta che un nemico mi si alza davanti. Perché evidentemente sono sempre stato veloce a shottarlo, capito? E gli stavo vicino. Qua invece no, mi sono fatto prendere la cosa. Godopoli! Cazzo, Godopoli. Insomma... Me l'hai detto Jumbo prima, però è troppo complessa come meccanica da comprendere adesso per il mio cervello. Semplicemente quello. Quando ti fa il tornado, io infatti è quello che cerco di fare tipicamente. Cerco di spostarmi quando mi fa quel tornado tutto strano. Quando mi fa il tornado tutto strano cerco sempre di... Ok, di svagare via. Ma non erano solo 5 tentativi? E mi pare che questo sia il quinto, no? Potrei ricordare male? Potrei ricordare male? Potrei essere colpevole di una memoria fallata? E mo che fa lui? E no però! Volevo fargli il Nigiri, ma... cazzo è? Cioè, ma dai, ma mi posso bloccare là? Per nulla. No. No! Scambio sempre il Nigiri per... cioè, scambio sempre l'affondo per... quella cazzo di... cosa di merda della spazzata che non la riesco mai a prevedere. Manco per sbaglio. No. 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 Dai, curati. Vabbè. Si è ripristinato tutta la vita. Tutto il... la postura di merda. Ma vaffanculo. Lo so che si è sdraiato fa la cosa, ma non riesco mai a rendermene conto. Mi sembra sempre... L'affondo, non riesco a rendermene conto velocemente. L'affondo lo riconosco. È la spazzata che non la riconosco. E mi sembra l'affondo. È lì il problema. Ciao, Beyonce. Ultimo, non mi interessa. Ultimo e poi andiamo avanti nel sogno. Ultimo e poi andiamo avanti nel sogno. Che palle. Mi tilta il cervello che prima l'ho battuto. Se hai la vita bassa perdi molta più. Ah, davvero? Do la forza di tornare a studiare. Antoz vola verso l'infinito d'oltre nel sapere dei libri e della scienza. A quando la squad stream con Sasha? Abbiamo organizzato stanotte verso le 4. Così praticamente io mi sono appena svegliato e lei diciamo che sta nel piano della giornata, no? Con il fuso orario eccetera eccetera. E stanotte facciamo coop su Sekiro, perché abbiamo contattato gli sviluppatori e hanno creato una modalità coop solo per noi due. Proprio si chiama Kitty e Sasha e le loro avventure piccanti. Non vedi l'ora, eh? Vecchio porco Pions. Allora, cibo. Dai!
dai, no, avevo parato. Oh! Avevo parato. Che è successo? Che è successo? Mazza, l'ho buttato a terra, come ho fatto? Mi ha spaccato la postura, mi dite? Eh certo, Superman, Superman. Allora, ma voi la vedete l'animazione che fa? Cioè, o questi cazzo di ninja di merda hanno i superpoteri, oppure com'è possibile? Marzo, grazie mille per il resub, bentornato nella flotta spaziale per il 22esimo mese, 22. Com'è possibile che quello sta in piedi? Poggiato con un piede, l'altro sta alzato, ok? E il piede fa, cioè tutto il corpo fa, fermo su un piede fa. Come? Dai. No. Basta, andiamo avanti nel sogno. Torneremo un altro giorno più forti di prima. Allora, mo, per andare avanti nel sogno, che si schioppa, eravamo arrivati qui sopra, che c'era un ponte, no? Mazza quanta gente c'era, non se la ricordava. Grazie. Ok. Eccola, la tenuta a scina. Quello è il boss, vero? Quello lì è il boss. Ipotizzo. Ah no, devo parlarci. Ah ok, White. Bomba. Già dalla seconda parte del nome, insomma, si intuiva. Padre. Dimmi, sono io, il lupo. Hai commesso uno sbaglio, forse inizio a pagare il prezzo del tempo. Inizio a pagare il prezzo del tempo. Non ti curare delle mie ferite. Inutile. Ma è troppo tardi. È un gigante, vero? Prendi questa, oh! Prendi questa. Chiave del tempio nascosto. Consegnato dal gufo. Quindi lui era il gufo, io ero il lupo. Cioè, io sono il lupo. Il tempio è sul retro della tenuta. 2. Il signore è assoluto. Difendilo con la vita. Se verrà preso, portalo indietro a ogni costo. Questa è... L'erede divino è lì. Passare dal davanti è impossibile. Non supereresti mai le fiamme. Sì, padre. Forse le rupi... Sì. Torna all'ingresso. Ehi, padre! Cerca una via laterale lungo le rughe. Entrata dal retro attraverso il cimitero. Ho capito, lupo. Ricorda sempre il codice di ferro. Il signore assoluto. Proteggi il tuo signore con la tua vita. Padre. Morto. Vado alla mia sinistra attraverso il cimitero. Attraverso il cimitero. Allora, attraverso il cimitero. Attraverso il cimitero. Quindi devo uscire da questo coso. Porca. Veramente bella questa scena con le fiamme, eh? Cioè, ah oh. Rende veramente bene, o pare solo a me? No? Molto bello. Allora, andiamo di qua. No, no, non esageriamo, mo. Io ripeto per chi se lo chiede. Ah, ma ho capito dove siamo. Ah, il cimitero allora è qui. A me piace questo gioco, sta piacendo. È ovvio che richiede dell'impegno.
che ti può far un pochettino alterare il giusto, però. Però, e dicevo, ah, di qua no, vero? Di qua. Ah no, aspetta, perché qui c'erano due. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma non erano così forti l'altra volta. Senti, ma sai che ti dico? Maghettar peluche, allora, compresse, buone. Spera Malibu dell'anima. Di qua? Nessun altro. No, mai finito il gioco, mai giocato la prima volta. Dicevo, no, niente, mi sono dimenticato la domanda che stavo facendo, scusate. Lì a sinistra ce n'è uno. Ok. Aia. Vado. Mara, ma la cazzo! Campato? No, puoi parare un cazzo di colpo? Mezzo, cioè mezzo me ne basta. Ah, la lingua del gioco. Ho detto che io l'inglese, cioè io ho voluto mettere non l'inglese. Vabbè, ci siamo capiti. Ho preferito mettere l'italiano semplicemente perché in streaming è molto più godibile sentire l'italiano rispetto a qualsiasi altra lingua, perché per quanto uno possa capire l'inglese o il giapponese qua, anche se mi pare mezzo improbabile che uno capisca il giapponese, il punto è che ci sarebbero troppe cose da fare. Leggere i sottotitoli, leggere la chat, ascoltare me, guardare quel che succede, secondo me è troppa roba. Di conseguenza preferisco mettervi così e siamo tutti più tranquilli e felici. Per lo scudo l'accetta? No, no, ma lo so. Infatti ho cambiato cosa prostetica. Vai. Ah. Ok. Il punto è che siamo tipo mezzi morti. Che dite? Uso... Che c'è? Un idolo? Vai. Ok. Sono tutti... capito, Rocco? Cioè, io lo so che, ragazzi, voi... Cioè... Siete tutti originari di Tokyo, capito? E abitate tutti in Giappone, però... Ho pensato che magari giusto... Uno o due di voi non fossero in grado di comprendere il giapponese. E quindi ho detto, vabbè, dai, mettiamolo in italiano. Ferite. Ah. Quindi devo andare. Devo seguire la strada bruciata. Qua ci sarà un eccolo. Vabbè, lui facile. Ma ci deve essere un tizio mezzo grosso, forse, beh. Aspetta. Vale qui sopra. Allora. Ne vedo uno, due. Allora, tre molto facili, due un po' più grossi e corazzati. Ma potremmo tranquillamente... a girarli così. Perfetto. Perfetto. Easy. E mo? Cosa qui dentro si va? Sneaky. Un forziere aperto. Magari c'è una porta segreta qui.
Potrebbe esserci una porta segreta? Non mi pare, però lì vedo quello. Prendi questo. E che mi ha sgamato? Perché ho fatto rumore. Stanno i coriandoli. Ah, sono quelli che ho preso, i coriandoli. Sono quelli mezzi importanti. Che mi avete detto prendili perché... Boh. Ah, dopo c'è una porta segreta, ma non qui. Allora, ok. E tu? Che facevi qua dietro? Cioè, voleva farmi uno scherzetto. La sorpresina. La sorpresina voleva farmi questo. Ma dov'è che dovrei entrare? Dovrei entrare tipo di qua, no, che c'è, le, che c'è il fuoco. Qua è tutto bruciato. Oh, qui c'è questa cosa. Frammento di ceramica. Ah, ecco. Ha lanciato la freccia. Eccolo lì il boss. Allora, Sneaky. No, no, tu non devi far casino però. Devi morire in silenzio. Grazie. Dalla parte opposta del lago, esatto. Servono a battere. Sì, i senza testa, me ne avete parlato. Ma l'abbiamo visto un senza testa in verità. Area parecchio difficile, vai di Sneaky. Quel che sto facendo. Sneaky for life. Ma posso salire qua sopra? C'è un aggancio? No. La cosa buona sarebbe arrivare alle spalle del boss. Sarebbe arrivare alle spalle del boss. E qui dove si va? Mi shottano malissimo chi? Attaccati. No, non posso. Dai. No. Che è sta zona? Che serve sto punto? C'è uno che ti aiuta a batterlo. Un tizio. Lascia adesso, ce l'ho. Ce l'ho, lascia. Allora. Qui dentro. E se vado di qua? Ecco, così. Così sì. Aspettate. Cibo. Energia di coraggio. Qua tocca fare le mot tifo. Allora. Dovrebbe essere. Quello che sputa. Oh, la mascherina. Che era? Che era quella roba? Perfetto. No. Aggancialo. Non lui. Ah. E vabbè. Ok, tutta questa cosa per nulla.
Quindi io pensavo di riuscire a farmelo mezzo sneaky. Ma questo è un mini boss serio, quindi. Io pensavo che fosse tipo il troll. Non pensavo che fosse uno con un nome. Capito? Pensavo quello là che cammina, eh. Un NPC che mi aiuta in mezzo al laghetto. In mezzo al laghetto, mi dice. Eh no! In mezzo al laghetto. Lì c'era solo questa cosa. In mezzo al laghetto. Qual era il mezzo del laghetto? Oh. Capo qua. Io non lo vedo a mezzo laghetto. Aspetta, facciamo prima. Madonna. A destra, più al centro. Questo fino a qua è arrivato. Ma c'è un cazzo da fare tu? Allora, qui no. Qui? E qui siamo tornati di là. Non siamo nel lago. Ah, eccolo. Parla. Sei stato bravo. Ok. Sei uno shinobi valoroso per un errante. Devi proteggere il giovane Lord Puro. Se fallissi Lord di Shino mi perdonerebbe mai. Se riusciti a me. Faccio così. Cazzo duro senza futuro proprio. Ah, ma non sto capendo la vita che gli sto a levare. Buono. 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 Vai, 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 vai. Così, così. Le fai così. Ti allontani un attimo. Ti lanci queste. Ma gli è morto l'amico. È morto l'amico. È un pippone raro. Ma che si è preso? Si è preso il bibidone. Bene, ci posso sta? Ma no! E così non ci posso sta! Ma Taino, grazie mille per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il quinto mese, grazie mille! Madonna, ha fatto la... era la spazzata quella, che... ma son morto. Domanda, le compresse si accumulano? Mattano! È un attimo il... Mattia! Oh, si è fatta una certa per me. Sono morto. Vabbè,
Però ho capito. Ma io pensavo che il mio alleato mi... Pensavo che il mio alleato, beh, mi aiutasse. E invece si è fatto instashottare. Proprio sacrificio. Volendo, c'è un modo per togliergli una barra easy. Ero convinto che tankasse un po' di più. Io ho detto, vabbè, lui mi tiene impegnato il boss. Io mi faccio i cazzi miei uccidendo i piccolini. E poi gli do una mano. Col cazzo. Potevo risorgere. Non ero già morto. E che vedevo di... Zero compresse è un po' male. Però... Con le fiaschette. È stato bravo ad arrivare fin qui. Quando gli hai tolto la prima barra... Valoroso. Devo proteggere il giovane Ho capito, ho capito. Lui è morto. Cazzo. No, che cazzo vuoi da me? Che cazzo vuoi da me? Oh, ma che sto tankando io adesso? Via, sganciati. Guarda, questo ma si fa pure ammazzare. Sono morto io. Dai. Via. I piccolini sono tutti morti, no? Perfetto. Che è sta gente? Ma che mostra arriva? Hanno oltrepassato il fiume. Ma non l'hanno mai fatto. Ma mi è morto l'amico. Ma questa è una schiammata bella e buona. Ecco. Come prendere una vita e perderla mezzo secondo dopo. Ah, pensavo di riuscire a ristannarlo di nuovo così. E insomma. No, ma mo non ce la faccio, raga. Prima avevo fatto. Che palle quando non me lo aggancia. Spostati. Ah, dite. Li uccido tutti. Uccido tutti i soldati normali e poi chiamo l'alleato. Poi usa l'oggetto per fare l'azione stealth. Qual è l'oggetto per fare azioni stealth? Cazzo. Ho finito. Ce n'ho solo 13. Ho finito i cosi. La resurrezione funziona così. Se ne usi un'altra ti si blocca, ma se uccidi un nemico, togli una barra ad un boss, la sblocchi e poi risorge di nuovo. Cioè il risorgere di nuovo lo puoi fare all'infinito. No, Emerson, non lo fare. E
Quello era l'obiettivo, Biasu, ma penso proprio di non riuscirci. Penso proprio di non riuscirci. Solo se il cerchio è pieno. Ah, quello ok, ok. Allora, in teoria... quelli non mi dovrebbero più seguire. L'oggetto stealth. Confetto. No. Ma va detto il nome. Si chiama. Che rocco. L'oggetto stealth. Ah, questo? E come funziona? Cioè, io lo attivo e tutto funziona, forse attacco. Oh sì, Bisbo, ti sei tipo cervellato. Lo usa e diventi invisibile. Per quanto tempo? Allora, prima voglio uccidere quelli, però. Guarda, è arrivata tutta la combriccola. Ma questi non... perché sanno nuotare? Da quando i nemici nei giochi sanno nuotare? Ok. Piacce. Morto. A sto punto, fra, è rimasto solo te. Perfetto. Adesso. Allora, intanto aspettate che mi sono ricordato una cosa. Mi sono ricordato che due tizi stanno belli nascosti qua. No, non l'ho seguito Destiny 2 cosa hanno fatto. Se fai come avevo scritto prima, puoi togliere una barra easy al boss. Quindi voi mi dite, cioè tu mi stai dicendo di attivare l'amuleto, non ricordo come si chiama, che mi fa diventare invisibile. Mi avvicino al boss e gli levo un coso. Gli levo un chicco di vita. Cioè un, vabbè, quello azzurro. Confetto di Gachin. Ma voi state scammando? Voi mi state veramente truffando? Sono morto! Ah, dovevo uccidere prima. Sono morto! Dovevo uccidere prima quell'altro là davanti. Ah, mi ero perso quel frangente della spiegazione. Ok. E mo? Io adesso chiamo l'amico. Fra! Eh no, è questa però! Cioè! Thank you.
Perché non mi fa salire là? Ok. Uno sì, però non ho briga. A Peppa. Posso curarmi? Ridete, ridete. Ridete, ridete. Beh. Ho capito, non l'ho capito, l'ho capito. Uccido quello vicino, mi allontano, sì. Ma solo uno comunque mi dice di ucciderne. Non mi serve di ucciderli tutti. Ma se facessi così e non mi facessi più targettare, perderanno la... mi perdono di vista. No, penso solo il primo bisbo per ora. No, ma io questi li lascerei pure. Però prima sono venuti dall'altra parte del lago. Sono venuti a combattere per proteggere il boss. Hanno nuotato e sono arrivati di qua. Perché vedete che ancora mi hanno agganciato? Questi mo arrivano. Madò. Allora, Sneaky. Le castagne usano una volta ogni tanto perché il boss dopo che lo attacchi è immune per un pochino. Quello l'avevo mezzo capito. L'avevo mezzo capito la cosa del c'è un altro con le frecce? Buono. Non c'è un altro con le frecce. Che cazzo fa? Ma no. No. No, così però no, No.
vabbè. Vabbè, ma vaffanculo. Vabbè, ma io voglio vedere Bisbo, cioè. Che me frega. Intanto voglio capire, cioè. Easy, Francis. Easy. È inutile saltare. E voi avete ragione. Però mi piace saltare. No, l'ho visto che potevo risorgere, ma no, cioè. Non gli avevo levato niente. Non gli avevo levato niente. Cioè, proprio no. Mi lo ridire che cos'è questo aiuto divino? Perché ancora non l'ho capito. Ma perché Giordano? Ma che cazzo vuol dire? Mi tiltate veramente il cervello quando dovete dire queste stronzate. Cioè, in base a cosa uno non può giocare quello che cazzo gli pare? Se vuoi andare a giocare lo Kitty Adventure, Porn Adventure, versione premium, lo faccio. Cioè, no, perché Emma? Sbannalo, ma perché? Voglio sapere la spiegazione di questi ragionamenti di merda, onestamente. Ragionamenti di merda. Cioè, per quale cazzo di motivo? Io devo decidere allora voi che cazzo dovete giocare. Secondo me voi dovete giocare tutti a Hello Kitty Adventure. Dovete platinarlo e giocate solo quello, a ripetizione. L'avete platinato 100 volte, altre 150, grazie. Che cazzo di ragionamento è? Boh, ma se io mi diverto a giocarlo, ma qual è il problema? Boh. Allora, io i tizi là. No, ci sta quello che mi sta inseguì. No, ci sta quello che mi inseguì. No. Ah, l'aiuto divino dovrebbe essere che se lo hai al 30% non perdi soldi e esperienza quando muori. Ah. Ok. Beh, buono. Vabbè, ma che cazzo è successo? No, mi sono mancato il cazzo. Io punto quello con lo scudo, perché è quello mezzo tosto, capito? Voglio uccidere quello con lo scudo. Che cazzo succede? Hello Kitty è una mina di gioco, Rocco. È una super mina di gioco. Il divertire a giocarsi comprende anche tutto ciò. Cioè, fa parte del divertimento. Pacchetto completo. È mica... è mica si può solo ridere e scherzare. Voglio dire... Allora, voi mi dite... Uccidi prima il tizio a sinistra... E poi scappo. Io pensavo di dover uccidere tutti e poi scappare. Via via, non mi avete visto. Che cazzo vuoi tu? Come hai fatto a sgamarti? Scusa. Forse correvo, eh? Vai. No, non ci sono diverse difficoltà nel gioco. È una fissa. Alice Madre Essere Tu, ma non è un cartone. Allora, io uccido lui e vabbè, non lo so levare. Ma guardate questo, addirittura si allontana. Ma se devi morire, devi morire, frate. Cioè, non è che... Qua sta mappettina le bambole, voglio dire. Tutto quello con lo scudo non l'avevo visto. E no! Porca di quella troia puttana di questo gioco di merda. Chi è che lo doveva pubblicare? Activision. Un bacetto ad Activision che mi ha dato il corpo. Muori. Ma parali sti colpi.
lui, non il gigante! Il piccolino! Il piccolino! Perché prima funzionava così tanto bene uccidere quelli? Prima li shottavo tutti! Guarda che mi gira la mira! Mi gira la mira a destra! Perfetto. Oh. Zero cure. Colpita così. Una rianimazione possibile 100%, forse due. Perfetto. Bomba. L'avevo già usata la rianimazione. Bravo tutti e due. Tagliati le mani, ficcatele su per il culo, per favore. Grazie mille. Un giorno giocherò a Hello Kitty Adventure in streaming, sono sicuro. Sono sicuro. Ah, dovevo scappare e fargli stealth. Voi avete anche ragione, ma me ne dimentico. Me ne dimentico. C'è la mia gamba destra, ragazzi, che sta facendo un esercizio muscolare clamoroso. Sta ballando veramente tanto. Proprio su giù, su giù, su giù, su giù, su giù, capito? Veramente una bomba. Dark Souls non l'ho mai giocato. Non avete visto, non avete visto. Avete dimenticato di me? Non sapete manco chi sono. Non ci avete idea. Basta, basta. Salta il rospo, salta anche la rana. O Jaytaz sferra sta katana. Mi piace. Ispira. Mi soddisfa veramente molto questa roba. Ok, quelli non mi stanno più seguendo. Adesso. No, no, mo ultimo tentativo, questa è fatta. Il titti di un tempo avrebbe già disinstallato il gioco, ora sei più maturo. Capito, sì. Guarda che mi sposta la mira! Che palle! Cioè, qual è il senso di agganciare un nemico se io lo aggancio e poi me lo sposta da solo? Mi sta dando un fastidio. Beh, non è che lo sto comandando nel modo diverso rispetto a prima, cazzo, eh. Sto facendo le stesse cose di prima. Perché si sposta la mira? Morti tutti. Ma che cazzo mi frega. Chiama l'amico Blitz qua. Yeah. Andiamo. Hop hop. Quanti ce ne stanno? Ah, voi mi dicevate giustamente di scappare adesso e farlo. Aspetta, ma sono una scena. Guardati! Ma che ho fatto? Che cosa ho fatto? No, no, no. Hello Kitty Adventure 100x, eh. L'amico è morto. Oh. Namo tu. Ehi. È un alleato quello, sì. Non è il gioco che fa cose strane, sono io. Ok. Basta saperlo. Cazzo, ha fatto a colpirmi questo coso.
Con calma. Con calma. Facciamo, stompiamo tutti. Stompiamo tutti. Lo so, Bisbo. E io quello vedo. Io vedo il nemico che sta per morire e dico, oh dai, quell'ultima hit giusta che ci vuole per shottarlo. È lì sempre la fregatura psicologica che ti fa morire. Perché dici, quell'ultima hit non riuscirai mai a dargliela, ma te la dà lui l'ultima hit e ti shotta. Guarda che culo! Mori. No. Io non ci sto dietro, cara. Quelli non mi stanno più seguendo. Dammi sti soldi. In tutto ciò, con l'aiuto divino, stiamo farmando una quantità di esperienza niente male. Il che mi piace. Quasi quasi lo faccio apposta, mo a morire. Buono. Buono, buono, restart. Ti preoccupare, nessuno ti ha visto. Dai, metti qua. E chi te conosce? E mo si aspetta. Ma che vuole questo? Ascoltami. Ma tu perché hai cominciato a combattere? Ma chi ti ha interpellato? Mi servi dopo, tu. Bene. Perfetto, perfetto. Calma. Calma, piccolino. E no. Frate, ti sei fatto sgamare dal grande. Brutta questa cosa, eh. Ah. Ah. Mi ha schiacciato col piedino. Abbiamo ripreso. Lo so che devo parare più che è meglio parare che schivare. Quello a saperlo lo so. Farlo è un altro conto. No, non ci credo. Mi ha shottato così. Ha preso tutta la vita che c'avevo. Come ha fatto? Come ha fatto? Che cazzo di danno è? Non l'ha mai fatto sto danno. Dai, c'avevo un botto di vita. Perché salto? Perché mi piace saltare, ragazzi. Mi piace saltare. Mi piace saltare. Oh. Tu. Va, così. Ta 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 ta. Pa 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 pa. Tu 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 tu. Oh. Troppo Spider-Man, esatto. Colpa di quel cazzo di Spider-Man. Quella è la verità. Allora. Come fai a schiamarmi? Dai, sei veramente... Ok. Mi piace Kesor fare il grillo. Con calma. Perfetto. Perfetto. Ho trovato mezzo lo schema, eh.
questo? Che cazzo era questo? Ma aspetta, qui dentro non c'entra mica il giga... Dai, vabbè, però stiamo scammando. Come ho fatto ad entrarci questo? Ho sbagliato, non dovevo avere le castagnole in mano, dovevo avere... ho perso questa mezza vita per farmi questo con lo scudo, veramente in un modo disdicevole. Dai, che si fa? Oh no, ma già visto. Voglio farlo sneaky, no? Tanto il mio amico è ancora vivo lì. E chi l'ha chiamato? Nessuno. Infatti voglio... Che cazzo è successo qui? Scappo che gli faccio stealth. Ok. Mi ha perso. Lo vedo. Vieni qua, amico. Amico. Su. Entra in campo. Cioè, non te lo volevo dire, però non mi pare che ti stia prestando molta attenzione. Sono morto. Pazzo. Sei veramente il cavallo più pazzo del Far West. Sbagli o non faccio mai il parry? Sbagli. Non ci sto manco più provando. Lo so, sbaglio, è un mio errore, lo so. Il funzionamento del gioco lo so. Ma sono io che chiaramente lo ignoro. Sake scadente. Questo sake è torbido, uno dei preferiti di Ishin Ashira. Un gusto ricco e corposo. Mazza. Grande dosato, ne possiedo 3. Lo schemino, eh. La tattichella, visto come ha funzionato qui. Oh, ridendo e scherzando, abbiamo 4. Oh, 4. 4 punti esperienza. E che non li piazziamo da qualche parte? Ci sarà... Esatto, no, ovvio che ci sarà qualcuno che mi insegnerà a parare. Lo so. Quando incontrerò un nemico che sarà necessario, lo imparerò sicuramente. Ma è come ho detto, è come Star Wars. Io quando ho iniziato Star Wars, che è stato il mio primo gioco con i parry, io per tutto il gioco non ho mai parriato. Alla fine ho cominciato a farlo ed effettivamente era molto meglio. Il punto è, dirai, vabbè, ma se quindi hai fatto già questa cosa del giocarti un gioco dove sai che devi fare i parry, ma lo hai fatto senza i parry, e poi hai scoperto che fare i parry migliora tutto, perché in questo gioco non inizi già con i parry? È una bella domanda. Questa è una gran bella domanda. E la risposta avverrà nel prossimo episodio.
Il figlio del gufo, ho avuto un'orrenda visione, stava traboccando, sempre di più. Non si fermava mai, non si fermava, tremante. Il giovane signore all'interno del palazzo. Mio figlio, Inosuke è andato a salvarlo, quindi starà bene, ma... Non sta mai, il giovane signore può avere bisogno di te, Shinobi errante, va da lui. Quindi in tutto ciò, io sto tizio che ho battuto. Comunque, non è un boss, è un mini boss. Vero? C'è una porta segreta qui. Azz! E allora ci andiamo subito. E allora invece dirigo istantaneamente. Una porta segreta. Con quelle sono respawnati. Mica. Una porta segreta. Chi è? Chi sei? Para! Ma che cazzo? E qui era la porta segreta, secondo me. Questa qui, che non l'avevo proprio visto sto coso. Che non lo sapevo? Eh certo. Spera Malibu della ricchezza. Borsello leggero. E mo? Di qua niente. Che foresta? Che fai vedere? Coriandoli, azz, boni. Boni. Che ci sta qua dentro? Farfallina. Grani di rosario. Ne abbiamo 4. E mo? Ne abbiamo 4, direi di usarli. Di sfruttarli, no? Comunque, oh, 600 dindini. Ma sai che te dico? Io quasi quasi vado qua e acquisto un po'. Acquisto gli emblemi spiritici oppure no? Tu che vuoi? Ma chi sei tu? Piegami. Come puoi fare? Salve. Fossi in voi non entrare lì dentro. Quelle tecniche illusorie sono un seme della percezione, puoi disperderle. Non è molto. È tutto quel che ho. Seme della percezione. Se c'è un'illusione è perché qualcuno l'ha creata. Per distruggere i fantasmi e tornare alla realtà è necessario sconfiggere il creatore dell'illusione. Lo so che non mi sono dato i grani, ma i grani devo andare dalla signora. Mica, cioè mica lo posso fare qua. Ah, posso farlo qua. È vero, c'avete ragione. Però non c'ho il ricordo. Ah, no, ok. Ma è meglio attributi fisici o forza d'attacco? Qual è meglio tra i due? Vediamo un attimo, abbiamo 4 punti abilità. Acquisisci l'arte Shinobi, arte di combattimento a mezz'aria che permette di usare le arti di combattimento in salto. Potrai usarla dopo aver saltato vicino a un nemico subito dopo aver schivato un salto in spazzata. Aumenta il numero di emblemi spiritici che puoi portare. Beh, questa non è male. Ah, sono due cose diverse. Ah, questo quindi non lo posso fare. Ah, ok. Allora ieri avevo capito male. Allora. Questo invece. Abilità riduce la capacità dei nemici di farti notare i tuoi movimenti furtivi. Acquisisci l'arte marziale Zanna il Lama. Dopo aver usato uno strumento prostatico, sferra un attacco a seguire o attacchi simultanei con strumento o katana. Protesi a mezz'aria. L'abilità di. Ah, la protesi a mezz'aria. Pendente corvino. Tratta di un pendente roteante in balzo, ottimo per accorciare le distanze rapidamente e allontanarti dal vicino. Una tecnica dei ninja corvini. Oh cazzo. Cioè, sembra carino questo. Farmaco latente. Potenza l'effetto degli oggetti di recupero. Usate una tecnica insegnata. Ti dirò.
Arriva a 5, così sblocchi la roba che... 5 è questo. Acquisisci l'abilità latente respiro vitale. Ripristina la vitalità quando completi un colpo mortale. Si va a fare. Si va a fare instant. Dai. No, che era quel... che era... Ehi! Ah, perché mi ha agganciato questo? Non so perché sta zona con l'agganciamento mi mette... un po'... in confusione. Perfetto. No, come fanno a shottarmi? Ehi, ehi, ehi! Andrew, grazie mille per i 10. Da quanto con Spozzano? Da quando una volta ci siamo incontrati su un set di un film porno, quando in tempi addietro facevamo queste cose. Come? Non so di cosa state parlando, però l'ho già raccontato l'altro giorno. Oddio. Allora, qui mi curerei. Ammazza, c'ho più vita! La vedo che c'ho più vita con i 4 rosari. Siamo a metà esperienza. Secondo me facendoci questi e facendoci un altro mezzo giro, forse. Perché certe volte il mio personaggino si ferma e con la manina fa tipo aspetta, ti prego, non uccidermi. Ci fate caso? Non capisco per quale motivo. Perché poi là si fa scioltare. Paladir! Mo lo facciamo il boss, ma prima di fare il boss volevo appunto bloccare questa cosa. Non era questo che volevo fare. Bello! Perché si rompe la mia postura. E io quando succede la guardo la postura. A me non pare che si rompa. Per quello che facevo la domanda. Quindi quando mette la manina lì è perché ho fatto rompere la postura. Devo andare a fare un perry. Ok. Buono. Yoshino, grazie mille per l'host. Benvenuti a tutti. Ma siamo morti, cazzo. Benvenuti a tutti i canottari. Per il boss ti è più utile la scritta 4 punti esperienza. Quella da 4 punti, mono sai che non me la ricordo qual è quella da 4 punti, ma più che altro quella da 5 mi piaceva. Ah, sono arrivato a 5. Allora andiamo a vedere. È sbilanciato, quindi sei facile da colpire. Ah, ok. Ok. Il seme di zucca no, mai comprato, Giulio. Mai comprato da nessuno. Lo potrei comprare. Ho 1000 soldi effettivamente. Io vi direi quasi quasi, prima di fare questo ipotetico boss che c'è qui, andiamo a comprarci qualcosa. Allora, acquisisci abilità. Voi mi dite è meglio quella da 4 per il boss, che è questa, che mi aumenta la cura. Però trasterò quella da 5, mi piace, l'ho presa. Com'è sto gioco? Una bomba. Siamo solo morti 52 volte in 3 giorni. Direi un buon ratio, circa 20 volte al giorno, dai. Ci può stare. Poteva andare meglio, diciamo. Diciamo che poteva andare meglio tutto quel che è successo. Tutto. Però, comunque, devo dire, divertendo. Cremesti del pop che devo scegliere Yu-Gi-Oh! Tipo quello di Exodia. Quello di Exodia è bellissimo, prenotato. Allora, viaggiamo. Mi dici, Giulio, di andare dal mercante? Quale mercante, però? Quale mercante?
Rota 2000 morti. Vai dove c'era il tizio sul cavallo. E il tizio sul cavallo era il castello di Ascina. Castello di Ascina. Qua. Giusto. Il mercante lì dentro. Sai che non me lo ricordo il mercante lì dentro. Il mercante dentro al castello. Dove c'è il tizio che mi parla dei ratti, mi sa, vero? Penso. Ok, Don. Quello lì, vero? Sì. Però non è lui. Cioè, non è quello che mi parla dei ratti. È un altro tizio. Mi sta piacendo moltissimo. Mi sta piacendo veramente tanto. Continuo a far cagare ogni giorno sempre di più. Però quel mio piccolo miglioramento del abbiamo imparato qualcosa c'è sempre. Di conseguenza mi sento ogni giorno sempre più soddisfatto. Vi giuro che mi piace veramente tanto questo gioco. Cioè, è impegnativo quello sì. Io so cosa devo fare e dico, sti cazzi, facciamo tutt'altro. Ma continua a piacermi. Allora, non era di qua. Ho sbagliato forse. Ho sbagliato, beh. Era tipo di qua. Il coso va indietro. È chiuso. È chiuso indietro. Perché è chiuso poi? Scusate, ma io ci sono appena stato. Cioè, là è dove ho fatto fuori il toro. Ma dai, ma perché è chiuso? Devo andare ai dintorni di Ascina, allora. Vai là. Ole. Oltre il ponte. Non lì sopra. Ah, tu mi dici di qua. Ah, qua oltre il ponte. Ah, qua. Ah, io non ricordavo. Allora non è dove c'era il tizio che mi parlava dei ratti. Ah, era qui dentro, tipo. Era quello su. No, ah, eccolo. Lui. Ma domanda, ogni mercante. Che cazzo vuole? Ma ogni mercante è uguale agli altri o c'è una differenza? L'hai preso. Tra uno e l'altro. Acquista oggetti. Goccia di sangue. Borsello, grani. E no, non è lui. Vedi che non è lui, raga. Era quell'altro. Era quell'altro. Era quello con i corvi, secondo me. È lui, come fa a essere lui, scusate, ma dove sta? Non c'ha il seme di zucca. Amica, mi volete far comprare il grano di rosario? Voi volete farmi comprare il seme di zucca? Non è lui. È quello ai dintorni, esatto. È. Allora. Mica dovevo comprare il seme di rosario, che ne compro uno, che ci faccio, che me ne servono altri tre. Poi. Dintorni di Ascina. Ecco, questo qua, fortino alle porte del castello. Questo, o porte del castello direttamente. È lui. Dintorno di Ascina, ultimo totem. Io questo dicevo, infatti. Dove c'era il tizio che mi parla dei ratti. Qua mi state. Tentate di confondermi, eh. Sì, sì. Comunque, compro lo stesso appena puoi. Beh. Se ho talmente tanti. Se ho 5.000 soldi, Ross lo faccio sicuramente. Me lo compro sicuro il seme di grano. Oh, non me lo ricordo più. Se arrivo a quei soldi, sì, ma tipo è la prima volta che vedo 1.000. Infatti, quando l'ho visto, ho detto: ah, oh, andiamo a spenderli e riprenderli. Non vado alla Bocconi, cioè. Capito? Grano di rosario. E io che ho detto seme di rosario, seme di grano. Non ti preoccupare. Ah, lui è quello che mi parla dei ratti. E poi. Il venditore. Ah, non devo entrare qui. Esci e vai a sinistra. Ah, barba trucco, barba papà. Dai, prendi. Allora, lui vuole acquista oggetti. Semi di zucca. Azz, comprato. E mo? Devo andare dalla ragazza. Giusto? Devo andare dalla ragazza che mi può. Che mi aumenta. Ah, mi aumenta le boccette guaritive. Ah, oh. Mica, ma certo che se
se io fossi così pazzo, e non dica che, e non dico che io lo sia, ma casomai, casomai mi hackerassero la PlayStation 4, la controllassero da remoto, si mettessero a farmare dei soldi, potenzialmente, cioè nel senso, si possono ricomprare i cosi là, i semi, oppure no? Beh, solo una volta? Ah, ti piacerebbe quindi solo una volta? Rip. Ce ne sa solo uno. Feels bad. Stavo a fare un pensierino. Stavo veramente... cioè... stavo veramente sperando in questa cosa, in questo... in questo sogno. Mai troppo... mai troppo... No, scusa, riparlami. No, scusa, riparlami. Il mal del drago dello scultore... è stato curato il mal del drago, esatto. Sakeda Shina. Ma lo do... che cos'è? È il suo te preferito. Ah, quindi lo do al... al guaritore. Sono lì. Sono felice. Non mi ricordo mai come si chiama. Dai semi di zucca. Vuoi usare semi di zucca? Sì! Perfetto. Dai semi di zucca. Non ho semi di zucca. Perfetto. Addio. Quando la prossima 24 ore? Punto esclamativo maratona. Anche se il giorno potrebbe cambiare. Probabilmente cambia di poco. Però più o meno in quei giorni. Dovrebbe essere il sabato di quella settimana. Canna meccanica inserita nella protesi Shinobi. Caneta? Che ci famo con la canna meccanica? Portato del... questo tè ha un buon profumo, ne berrò un questo po'. Questo tè riguardo al padre. Era un cerusico, era un cerusico straordinario. Era anche molto pratico. Per tutto lo stesso modo, il meccanismo di far perderci la salute era praticamente l'unica cosa che penso di fare, ma io devo la vita. Potremmo dire anche tu gliela devi. Quando ho perso il ha perso e ho accaduto quella cosa. È diventata il tuo la prima versione. Ah, ok. Quindi praticamente il braccio che noi abbiamo era quello che una volta aveva lui, che ha costruito il padre di Emma. Si chiama Emma lei. Per usarla l'ho già dimenticato. E allora Emma mi assillava per intagliarla troppo le altre giocate. Dopo molto momento divenne chiamato Zanna Shinobi. In altre parole, guarda, se è lasciato di il suo lascito. Quanto tempo è passato quando la via dei Shinobi? Questa è la sola cosa che non potevo abbandonare. Ah. Sì, no. Ok. Ok. E quindi. Ripeto. Ripeto per chi magari appunto è arrivato adesso, ho deciso di non mettere giapponese e mettere italiano, semplicemente perché il giapponese non lo capisce un cazzo di nessuno, detto onestamente. Quindi in streaming è molto più godibile avere l'audio in, in italiano, perché avete troppe, ci sarebbero troppe cose da fare. Se uno vuole seguire la storia non la può ascoltare, la deve leggere necessariamente. In più bisogna ascoltare quello che dico io, bisogna leggere la chat, bisogna seguire quello che è successo nel gioco. Penso che sia troppa roba, di conseguenza ho optato per l'italiano. Se qualcuno di voi è giapponese, mi dispiace, ma sicuramente capirete anche l'italiano in quel caso. Se no non stavate qua. Vabbè. E te dirò. Ma lui è il boss. Ah no, scorri il tatami. Ah, c'è una botola! Ma questa armatura me la posso mettere? Oddio, me la ricordo la roba. Ma io sono giapponese. Com'era la... com'era... di che cos'era quella roba lì del... io sono giapponese? Da dove... no, vedi, il tempo è nascosta usata. Ehi là! Pa, 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 pa. Cosa chiedi a San Gennaro? È padre. Vero. Padre, madre. No, sono Topolino. Le farfalle, tutti quanti, sono svaniti. Primo boss del gioco. E perché quelli di prima che erano? Tecnica illusoria. Che bordì. Ah, questa è la bambina. È passato di tempo. Oh, questo è sempre il bambino. Perché io continuo a pensare che sia sempre una bambina. Guardatela. Falena. Questo è un boss. Ma questa gli soffi in faccia cade. Vai. Chi? Morto. Sei. Morta. Devi andare adesso. Devi andare via ora. Sì. Lady Butterfly si chiama? Per ora ho fatto il tutorial.
Se è Lady Butterfly vola, se vola io salto, io sono il maestro salterino. C'ha due spade. Allora, figlio del mondo, vogliamo danzare? Li lancia! Questa ti sembra tipo una serial killer. Vitalità e postura. Minore la vitalità, più lenta sarà il recupero della postura. La barra della postura vira al rosso quando la velocità di recupero diminuisce. Ah, però c'è solo una vita la falena, perlomeno! Tecniche che danneggiano la vitalità, come il contrattacco su schivata, sono ideali contro i nemici del recupero rapido. Schivata in pasto. Schivata in pasto. Ma fatto questa è a scamma. Curati. E gli hai fatto riprendere tutta quella vita. Ma io l'avevo shottata tipo. No. Che vuol dire solo una vita cheat? Pepotink. Beh, l'avevo fatta bene. L'avevo fatta bene. In breve, di cosa parla questo gioco? Noi siamo questo tizio, Shinobi, che si chiama Shinobi. È un mix, se lo vogliamo spiegare in modo brutto, tra un ninja ed un samurai. Non ci ricordiamo il nostro passato. E basta, lo stiamo, diciamo, cercando di scoprire. L'unica cosa che abbiamo visto in tutto ciò è che noi adesso ci troviamo in quello che è un ricordo. E l'unica cosa che abbiamo visto in tutto ciò è che cioè, dovevamo salvare un bambino. Una bambina, bambino, bambino, boh. Quindi eccoci qua. Dai. Ah, brutta questa cosa che mi hai fatto, sorella. Mai più. Sia chiaro. Cazzo. Perché lei mi fa tutta questa roba? Dai. No. No. E no. No. Guarda quanto l'avevo. C'è banana. Grazie per il ride. No. Vabbè, ma quando mi attacca, quando mi attacca tipo che ehi, 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 ehi.
cose. Che è questa roba? Le farfalle matte! Che è quella roba? Quando Sara lancia gli shuriken l'ho visto. Allora, a me non pare chissà quanto. Ovviamente io penso, cioè, entrambe le fasi le devo fare insieme. Non mi pare un... non mi pare così tanto difficile. Non so se c'è un'altra, se c'è un'altra fase, ovviamente. Mentre vola lancia gli shuriken. Mazza, effettivamente può essere una buona idea, anche perché io questa roba non la sto usando adesso. Quindi... shuriken... e cade e perde postura. Sapete che cos'è che mi ricorda? La Valchiria. Mi ricorda le Valchirie. È molto bello. Molto molto bello. Cazzo, come ha fatto? Ma no! No, ho sbagliato tasto per... mi sono parato non si sa quante volte con L2. Con... No. Restart. Con L2 mi sono andato a parare, ma una marea di volte. Almeno 4 volte ho premuto L2 per pararmi e dicevo... Perché non funziona? Sì, esatto, ma è quello. Perry che non sto facendo per niente. 55. Dai, entro le 60 si sciotta. Licimoni è rottissima, voglia. È buggatissimo. Ma veramente, veramente un botto. Corri da lui. Guarda che non mi ha visto. Domanda però, perché lui mi ha dato, no? Il giovane guaglione nei brutti quartieri, qui, mi ha dato il seme della percezione. Domanda che mi pongo. Se io adesso mi metto il seme della percezione qua come oggetto da utilizzare, no? Va bene. Se io faccio un tentativo adesso per batterla e lo uso... ma poi muoio. Al prossimo tentativo, questo qua mi respawna, ce l'ho di nuovo? Oppure l'ho buttato? Come funziona? No, cosa? Ascoltate, ho cercato... buttato, lo perdo. Ah. Pepo Tink. Usato più che buttato. Sì, vabbè, però dico, se sono morto. Se sono morto l'ho buttato, è quella la cosa, no? What? Ho rifatto. No. Mi sto a parà con L2. Non ho capito per quale motivo. Qual è un gioco dove si para con L2? Che è? Che è un gioco dove si para L2? Ma poi è così a caso. Peggle. FIFA. Ma... non ho capito. Dal tentativo di prima ho iniziato a parare con L2. Ma così a caso, mi viene proprio, cioè dico, devo parare, premo L2. Lo sposto proprio il dito, dico fanculo L1. Boh. Vabbè. Ma guardate. Aia.
l'ho rifatto. E niente, l'ho rifatto. L'ho rifatto. Vabbè. Ok. Ah, così mi dite quindi quando sta là sopra di... Oddio, perché non ha... Dai, niente, paro con L... paro con L2. Paro con L2. Perché? Per lo shuriken gli devo stare più lontano, ok. Non lo so perché L2, ma a caso, ma tutto il giorno sto giocando, cioè da tre ore tra un po' stiamo giocando a Sekiro? Ma non ho capito perché. E non riesco a controllarlo. E il dito mi va su L2, però, cioè non è che mi scivola, Proprio, ragiono, devo parare, premo L2. Ma prima, cazzo, l'avevo fatta tanto bene. L'ho rifatto, ho riparato con L2. Per quale motivo io non lo so. Ok. Ok. L'ho rifatto. Cazzo. Ah, che sono sti cosi? Ma fanno danno? Pensavo che non shotta, cioè pensavo... No, spostati. Ma che cazzo? L'ho rifatto. Ho parato con L2. L'ho rifatto. Ho riparato con L2. Ho buttato tutto. Cioè, il primo coso me lo so gestito benissimo. La prima vita sua me la so gestita benissimo. Quasi non mi ha toccato. Dannato L2. Vi giuro, non... Boh. Non lo comprendo. Due settimane più o meno, Russiano. Cambia le impostazioni. No, no, che poi è peggio. No, no, devo fermare questo mio... l'ho rifatto! Aia. Stavolta me la logistica un po' peggio, Via che muori. Curati.
lo rifà. Niente, ragazzi. Continuo, qualsiasi cosa la paro con L2. L'ho rifatto adesso. No, non ce la faccio. Perché? Cervello, rispondimi, grazie. Lo rifà. No, 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 no. Io non ci sto dentro. Non lo so. Ho diventato stupido. Non che prima. Cioè. Però se c'erano due neuroni funzionanti, mo si sono spenti. Non capisco. Quando è sul filo non devi lanciare gli shuriken, solamente quando salta dalla corda. È una corda. Allora ho capito. È una corda. Ma dove? Io certe volte la vedevo che infatti non... Ma dov'è la corda? Quale corda? È un'illusione di una corda. Ah! Ah! Ma che cazzo! No, ripremo L2. Voglio provare solo a parare. Okay. Oh, vediamo un attimo se riesco. È l'unica cosa che non dovevo parare. Ho provato a pararla. Assurdo. Ah, eccola la corda. Ah. Tieni il dito fermo su L2. Ma io con l'indice sinistro ci vado a premere pure la freccetta in alto per attivare le fiaschette curative. Lo gioco tipo in claw. No, no, non voglio cambiare le impostazioni dei comandi. Ma siamo pazzi, divento ancora più stupido di prima. C'ho lo scaff, ma che ce faccio? Mica L2 e L1 gli fa qualcosa. Che cambia. Wow, non mi ricordo più come si corre. No. Se questo tentativo fa cagare, ragazzi, per oggi mi fermo, eh. Lo continuiamo domani, perché non ricordavo. Cioè, ho fatto così, ho fatto una roba strana, mi abbassavo per correre. Oh. Lo rifaccio. No, mi sono parato con L2. Ma non me l'ha agganciata. Ma che ha fatto? Perché? Dai. Piange. Grazie mille per l'host. Benvenuti a tutti i guaglioni, a tutti i fratellini grassi. No. Sta diventando stupido. Cazzo, quel tentativo di prima. Cioè, è andato 10x il primo tentativo. Ho dimenticato il tasto L1 come funziona praticamente. No, 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 no. Non ce la faccio. Cioè, non riesco a premere L1. Premo L2. Perché? Boh. No, va. Domani. Si fa domani. È inutile. Continua a premere il tasto sbagliato. Per quale motivo?
lo sa solo il mio cervello. Mi si è rotto il cervello. Quella è la cosa più plausibile. Cioè, siamo alla bellissima falena, professor. Ma c'ero quasi riuscito. Lo so, Kange. Ma prof, guarda che tre ore per farla ci ha messo, professor. Ma io la stavo shottando. Io al secondo tentativo l'avevo già portata alla vita. Ma la stavo per shottare. Ero arrivato che alla vita secondaria. Io a me non mi aveva quasi toccato, mi aveva dato un tacchetto di vita. C'avevo ancora quattro cure, la resurrezione e tutto. Niente, mi sono dimenticato il tasto L1. Ho cominciato a parare con L2. Ho parato tutto con L2. Ovviamente con L2 non pari. E sono morto. E il mio cervello è volato. Non si sa perché. Ho parato sempre L2. Con L2. Non ricordavo più come si correva. Cioè, correvo con le levette. L'Alzheimer, ragazzi. È quella situazione farraginosa. Comunque, io per questa sera vi saluto. Ci vediamo. Immagina che L2 è il copyright del bagno su Twitch. Insomma. Ci vediamo domani mattina in stream e anche domani sera. Domani sera si continua Sekiro. Quindi a domani, non c'è nessuno in stream, quindi non so che starvi. Di conseguenza fate quel che volete, andate in pace. Ci vediamo domani, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatosh!